Bentornati a tutti. Oggi è lunedì, 28 agosto, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Scorpione. Lunedì favolosa, finalmente rilassati. Il sestile Luna Nettuno capita proprio a fagiolo, dopo una settimana piena che reclama relax e piacere. Stanchi di silenzio e pensieri profondi e solitari, sentite il bisogno di comunicazione e condivisione, in primo luogo con le persone amate e secondariamente con l'ambiente in cui vivete e del quale vi sentite parte. L'importante è selezionare le frequentazioni, gente sensibile come voi, capace di guardare all'essenza delle cose, al di là delle apparenze. Il vostro piacere è l'acqua, piscina, terme o mare, ma la voglia si estende anche alla musica, all'arte e alla sensualità della natura. Con tutti i profumi e le tinte già smorzate di fine estate, il sole perde qualche colpo e lo stesso oggi si può dire del rosso Marte, che passato in bilancia, dove perde forza, cessa di stuzzicarvi con mille voglie e mille traguardi per farsi finalmente un riposino. Imitatelo. Un chiarimento che si annuncia positivo. Una confessione, un rendere noto, una dichiarazione. Qualcosa verrà presto annunciato e formalizzato. I single potrebbero ricevere qualche dichiarazione sulla quale però dovranno meditare abbondantemente. Confessioni di piccole bugie, misteri svelati. I nati di giovedì proveranno sensazioni incredibili di dolcezza. Se oggi prenderete posizione nei confronti del vostro partner fatelo con cautela e delicatezza, in fondo è parte di voi stessi e quindi merita un tantino di rispetto. Meglio prepararsi ad una novità, qualcuno che non vedete da tempo tornerà a farsi vivo. Cercate di non far trapelare i vostri pensieri in proposito. Provate a ricordare tutte le volte che avete fatto dispiacere il vostro partner, se oggi lo farà con voi non recriminate troppo, piuttosto cercate di essere comprensivi e accettate le eventuali scuse immediatamente. Inizierete a fare cose nuove presto, i pianeti sono propizi. Intanto riposatevi e sfruttate questo tempo per dedicarvi a voi stessi. Prima di affrontare qualunque spesa riflettete molto bene e fate in modo comunque di poter decidere se farla o meno anche all'ultimo minuto. Non date nulla al per scontato. Forte emotività. Nervosismo diffuso. Sarà facile farti perdere la pazienza oggi. Cura le pubbliche relazioni. Contatta gli amici di vecchia data. Luminosa giornata e tanto ottimismo. Incontri interessanti. Fortuna in tutto. Ma chi l'ha detto che non vi pensa? Piuttosto mettetevi in buona vista e cercate di piacergli. Non rimuginate sul passato che tanto non potete cambiare, impegnatevi invece a rimediare mettendo da parte l'orgoglio. Non è il caso di esagerare, in amore e nel tempo libero. Vi sentirete piuttosto distratte e inconcludenti sul lavoro, e non mancheranno tensioni in campo affettivo. La perfezione non esiste, quindi accontentatevi delle qualità che avete, poiché sono sufficienti a soddisfare i bisogni del vostro lavoro e della vostra vita privata. Una forma fisica discreta vi fa cominciare di lunedì molto bene e vi si accompagna un umore allegro e sempre incuriosito del nuovo. La Luna ha mutato posizione nella ruota dello zodiaco, si trova oggi nel fidato Capricorno e vi regala equilibrio e razionalità. Amichevole la Luna in Capricorno, spartana, minimalista, votata alla profondità di pensiero, alla filosofia e all'introspezione, tutte tematiche che condividete volentieri. A tradirvi, però, è il rosso Marte, che dalla Vergine passa in bilancia, scivolando nella vostra dodicesima casa. Ecco perché non ne riuscite più ad avvertirne la determinazione, vi sentite meno combattivi del solito, disorientati alla guida, impreparati a una battaglia verbale che, caso più unico che raro, vi vede sconfitti, dove sarà andata a finire la vostra perspicacia, la critica feroce, la parola tagliente che stende l'avversario? Amore ed Eros. Giornata romantica, una pacchia per le coppie e una dolce speranza per gli spaiati, le possibilità di incontro oggi quadruplicano e da qui a innamorarvi follemente il passo è breve. Segreto della serenità è il dialogo, anche con i figli non occorre alzare la voce,
usate il linguaggio delle emozioni e dei ricordi, capiranno al volo. Sorprese stimolanti saranno oggi dietro l'angolo, consentendovi di scoprire altre realtà, non solo virtuali ma anche umane. Questo, in special modo se appartenete alla scorpionica terza decade, la luna benefica continua a favorire le vostre mosse. Se il vostro cuore è libero, vi appassionate oggi a nuovi contatti creati nel mondo dei social media, Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter. Malgrado siete un segno allergico a queste stravaganti forme di incontri, o, comunque non vi piacciono i rendezvous combinati, vi lasciate perlomeno incuriosire e non siete ostili preventivamente, come è successo in passato. Lavoro e denaro. Se svolgete un'attività di servizio pubblico e avete negozi, locali o altre occasioni di contatto, fate spallucce se è weekend, oggi si lavora. Giornata grandiosa anche per i creativi, ispirati dalla natura e dai loro stessi sentimenti, guardate l'espressione dei vostri figli, doppiate lineamenti dei vostri amori, oppure invaghitevi delle città, dei palazzi, della natura. Un bel Nettuno, signore peraltro, del segno amico dei pesci deputato all'attività indipendente, vi dona l'estro che ci vuole per migliorare la qualità del vostro lavoro. La vostra tendenza ad essere anticonvenzionali vi porta spesso ad abbracciare la libera professione e molti di voi infoltiscono la schiera degli imprenditori di fama. Benessere. Importante la qualità relazionale dell'ambiente, oggi che siete così fuori combattimento per sentirvi bene dentro e fuori necessitate di un ambiente tranquillo e armonioso, ma all'occorrenza abbastanza energizzante da caricare anche voi. La natura è sempre una buona amica, in particolare il mare, la cui forza vivificante vi rivitalizza. Denaro. Con la luna benefica nel segno risparmiatore del Capricorno siete parchi e misurati nelle spese che affronterete in questa giornata di fine mese. E saprete scegliere in modo mirato gli acquisti che vi convengono. In special modo nelle vostre uscite nei ristoranti e nei bar che potreste frequentare. Per lei, pace ritrovata in famiglia dopo uno scontro che ha sconquassato tutti quanti, festeggiate con un'uscita tutti insieme, di cucina oggi non siete in vena. Per lui, qualche dubbio sulla donna del cuore? Leggete i messaggi e le mail che vi ha inviato e cambierete subito idea. Colore delle emozioni, grigio-argento. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 7, finanze, 7, benessere, 7. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.